Ben ritrovati in diretta con Mattina 9, adesso cambiamo argomento e allora la stagione invernale si avvicina, piogge, freddo, vento, tutto quanto la natura va poi a intaccare anche la nostra città, il suolo e non soltanto perché anche le strutture in provincia di Caserta sono state intaccate, ospedali, scuole, tutto si riflette sulla nostra città, in particolar modo sul manto stradale, ciò determina naturalmente degli incidenti, determina dei problemi per la popolazione. Cerchiamo di far fronte allora a questi problemi con due esperti del settore, parliamo con Edoardo Cosenza che è presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli che saluto, buongiorno. Buongiorno. E poi anche Lucio Amato che è consigliere dell'Ordine dei Geologi di Napoli. Buongiorno a lei. Buongiorno. E allora, ci sono stati questi episodi nel Casertano, una scuola allagata, un ospedale anche allagato, Napoli non fa eccezione perché naturalmente le strade, come sappiamo, appena piove forte nella nostra città si determinano sempre dei problemi di viabilità, crollo di strade, insomma tutto quanto diventa realmente problematico per i cittadini. Sì, queste città storiche in cui si fa poca manutenzione edilizia, poca manutenzione stradale, con eventi eccezionali, ma poi eccezionali fino a un certo punto, vanno in crisi senza dubbio. Se sono opere pubbliche la cosa è particolarmente, come dire, triste e fastidiosa. Ci vorrebbero più investimenti per una vera manutenzione del patrimonio costruito, anche perché gli edifici, le strade si ritengono eterne, si ritengono che devono rimanere sempre lì, non è così, è ingegneria che evolve, ingegneria che cambia e ci vogliono investimenti per manutenzione pubblici se si tratta di edifici pubblici o strade, privati se parliamo poi delle case dei singoli cittadini, ma c'è certamente un problema che, e non parliamo di una presenza di un terremoto, una presenza di una frana importante, per una pioggia che peraltro largamente preavvisata. Miete anche delle vittime perché è accaduto anche questo? Assolutamente sì, diciamo, quindi nonostante un sistema di protezione civile che sostanzialmente funziona, perché il preallarme era stato dato chiaramente che era arancione secondo la protezione civile regionale, ma poi le tragedie possono succedere lo stesso a volte anche perché i comportamenti delle persone potrebbero essere più prudenti, indubbiamente, però poi ci sono anche appunto cornicioni che cadono, cose che, come dire, che non sarebbero manco di grande ingegneria ma che però le vittime ne possono fare. Certo, perché ecco, la nostra regione è esposta ad un forte rischio idrogeologico, cos'è che fa franare il suolo, il terreno? Beh, chiaramente questo non vale solo per la nostra regione, ma vale più o meno per la gran parte delle regioni italiane, ad eccezione diciamo di quelle della pianura padana che hanno altri tipi di problemi, ovviamente, e siamo un territorio molto giovane, siamo un territorio giovane e di conseguenza un territorio che ha tutta una serie di un'orografia che ovviamente tende a franare. Dopodiché a questo dobbiamo unire quello che è la scarsissima manutenzione che abbiamo sempre purtroppo dato e posto, ma basti pensare, voi adesso avete citato Napoli, avete citato Caserta, ma basti pensare quello che è successo con una pioggia che diciamo sì è stata sicuramente intensa ma non è stata una pioggia catastrofica, quello che è successo soprattutto non duratura perché non parliamo duratura, di un giorno, cioè è una pioggia che sicuramente tra l'altro era attesa, quello che è successo nella penisola sorrentina a Vico Equense eccetera. Tra l'altro bisogna anche dire che i punti nei quali diciamo, sono avvenute queste frane, questi scoscendimenti, eccetera, erano punti che erano già stati citati. Cioè il libro della Regione Campania che fu fatto qualche anno fa con i presidi territoriali, che i punti dove poi sono avvenuti diciamo, queste frane, fortunatamente piccole frane, erano già tutti segnalati. Di conseguenza, secondo me c'è un problema di consapevolezza innanzitutto, perché le cose molto spesso le sappiamo, la pioggia sapevamo che sarebbe arrivata, ma nulla si è fatto, ma è come il problema delle strade che citavamo, ma i grossi problemi che ci sono stati, avete citato Caserta e il sottopasso, ma lì c'è un problema che non sono state pulite le caditoie, la stessa Napoli, cioè la pioggia non è stata assorbita dal sistema drenante, dal sistema fognario, ma è scorsa lungo ovviamente le strade, scorrendo lungo le strade diventa un rio, non è più la pioggia. Presidente Cosenza, lei prima ha fatto riferimento al fatto
proprio che gli edifici siano stati creati anni passati, ci sia bisogno comunque di una ristrutturazione. C'è un dato raccapricciante su tutto, e cioè che l'80% di questi edifici sono stati realizzati prima del 1980, l'anno del terremoto, quindi dopo di lì in poi ci siamo un po' arrangiati, possiamo dire, per quanto riguarda queste strutture. Sì, anche perché poi Napoli è stata dichiarata zona sismica nei calcoli degli ingegneri solo dopo il terremoto dell'80. Qui c'è un fatto culturale, cioè l'ingegneria delle costruzioni viene considerata ingegneria a parte in cui le cose sono eterne, no? Mentre le automobili degli anni 60 erano estremamente meno sicure di quelle di oggi, o la televisione era estremamente diversa, non si sa per quale motivo, oppure forse perché si pensa alle piramidi, non so, le costruzioni dovrebbero rimanere eternamente sicure. Non è così, c'è una costruzione fatta negli anni 50, magari negli anni 60, nel dopoguerra, a costi ridotti, con ingegneria dell'epoca, con tecniche dell'epoca, non può essere sicura come una costruzione fatta nel 2010 con norme moderne. Dovremo quindi passare a rassegna e disamina gran parte del nostro patrimonio edilizio oggi. E si riesce a fare questa operazione molto complessa? Bisogna dare le priorità, diciamo, quindi bisogna dare delle priorità, perché con analisi non complicate è possibile capire quali sono le situazioni più pericolose. Ci sono anche strumenti innovativi, perché recentemente è stato varato il provvedimento sul sisma bonus, che permette di migliorare drasticamente il rischio sismico, di farlo molto diminuire il rischio sismico delle costruzioni, con incentivi importantissimi, fino a 96.000 euro a unità immobiliare, che è un numero altissimo, e fino all'85% dei costi, e questo è uno strumento che andrà usato. Quindi dare priorità e poi diciamo usare gli incentivi dello Stato, perché i cittadini da soli non ce la possono mai fare. I cittadini devono entrare anche nella mentalità che vedere la sicurezza della propria costruzione è più importante che non vedere se i pavimenti sono di pregio o non sono di pregio. E a questo punto io le chiedo, quanto incide l'abusivismo sulla fragilità dei nostri terreni? E quindi a questo punto ci vuole una consapevolezza da parte dei cittadini prima di acquistare o comunque di costruire degli edifici importanti. Beh, guardi, assolutamente. Anche rispetto a quello che diceva il professor Cosenza, io vorrei rimarcare anche che serve proprio una cultura e una consapevolezza. Per fare un esempio, il libretto del fabbricato, adesso buono o cattivo che potesse essere, può essere sempre migliorato, in realtà è stato alla fine abbandonato non per un problema di tipo tecnico, ma per un problema di tipo amministrativo, perché il Consiglio di Stato ha detto che ovviamente andava contro gli interessi dei singoli condomini, perché ci sarebbe stata una perdita di valore immobiliare eventualmente qualora un fabbricato fosse, come posso dire, stato declassato da un punto di vista sismico, il che è una follia, il che io ritengo che sia assolutamente una follia. Tra l'altro trovo che effettivamente se uno vende un fabbricato, come posso dire, da un punto di vista strutturale non è sicuro, secondo me è una truffa addirittura. Ma non solo, è un fenomeno criminale. È un fenomeno criminale, benissimo. Allora per questo dico, se anche sotto gli aspetti legislativi, amministrativi non ci rendiamo conto, non c'è questa conseguenza. Da un punto di vista, per riattaccarci al discorso dell'abusivismo, il problema dell'abusivismo è, in realtà non voglio entrare nemmeno nelle problematiche strutturali, tutte le polemiche che ci sono state su Ischia, il problema dell'abusivismo è che le cose vengono fatte senza alcun criterio, senza alcuna. Io mi sono trovato a vedere ad esempio situazioni, come posso dire, anche drammatiche, con morti, però dove erano state costruite dei fabbricati a valle di valloni, cioè i valloni, ovviamente le incisioni, se ci sono, è perché l'acqua nel corso dei secoli, dei millenni ha scorso. Probabilmente per 20 anni non arriva, ma prima o poi, come terremoto, arriverà. E infatti è arrivata. Dopodiché purtroppo ha tranciato la vita a questa gente. Il problema dell'abusivismo è che di conseguenza tutto viene realizzato senza consapevolezza, da un punto di vista prima idrogeologico, poi sicuramente anche strutturale probabilmente. Senta, in apertura abbiamo insomma promesso ai nostri telespettatori che quantomeno avremmo dato dei principi di soluzione, cioè delle vie risolutive. Cerchiamo anche di capire in che modo far fronte a questo problema senza la rassegnazione. Però prima io direi di vedere una scheda che ha realizzato per noi il nostro Oscar De Simone, che descrive, fa un po' un monitoraggio di una zona specifica di Napoli, e nella quale scheda c'è anche un parere dei cittadini rispetto a questo fenomeno. Vediamo.
Fiumi di fango, crolli e voragini da tempo caratterizzano gli inverni della nostra città. È proprio di ieri la notizia della chiusura in seguito ad un allagamento della stazione municipio della metro, un territorio il nostro che lo stesso comune di Napoli ha definito particolarmente a rischio di frane, di crollo dei costoni in tufo ed allagamenti nelle zone ribassate della città e che ha spinto l'autorità di bacino nord-occidentale della Campania a redigere ed approvare un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto. Situazioni che a volte però vengono causate anche dall'incuria. Ne sanno qualcosa i cittadini di pianura che hanno scoperto in seguito ad una indagine geologica di vivere in palazzine a rischio che insistono su un territorio ormai pregno d'acqua. C'è l'acqua in quella buca e non sappiamo da dove viene. L'acqua in quella buca. Zuppi d'acqua e nessuno che se ne fa carico per scavare, per venire a fondo. Questo tipo di controllo che è stato fatto. Ieri è l'ultima cosa, l'ultimo che sono venuti ieri, la sicurezza abitativa, i vigili del fuoco. La sicurezza abitativa hanno detto che il palazzo è sicuro, non c'è cedimento, per loro è abitabile, giusto? E allora cerchiamo un po' di interpretare intanto questa scheda e poi siamo capire ovviamente se... nel quartiere di pianura, sì. E quindi capire, ecco, anche se gli stabili che abbiamo visto sono effettivamente a rischio e bisogna effettivamente procedere e fare qualcosa. E in che modo? E in che maniera? Sì, ma diciamo che il rischio idrogeologico, ci sono le zone rosse dell'autorità di bacino che venivano citate, quindi i cittadini in realtà andando in internet e trovando le mappe di pericolosità dell'autorità di bacino è in grado di capire se la propria costruzione è o non è in zona rossa. Oggi non si potrebbe mai costruire in una zona rossa, però la riperimetrazione è stata fatta solo in base a studi più recenti, quindi questa è un'informazione che un cittadino può sapere. E poi certamente alcune zone di Napoli come pianura, ma non solo, ha problemi noti idrogeologici che la cui risoluzione è complessa, ma si può fare, perché indubbiamente poi l'acqua è un fatto benefico, perché serve all'agricoltura, serve a tante cose, ma poi l'acqua deve trovare la sua strada. Se la sua strada la trova occlusa trasversalmente da un edificio, non può fare altro che andare. Né si può costruire un edificio a prova di acqua, sarebbe un bunker invivibile, diciamo. E non siamo neanche in Giappone per farlo, dico, non abbiamo neanche quel non siamo neanche in Giappone, anche loro errori li fanno, che stanno per causare il più grande incidente nucleare della storia dell'umanità, quindi diciamo, io non sono tanto per hanno magnifica. Anche altri tempi, però. Diciamo, certamente lì hanno la cultura di abbattere e rifare, cioè della rottamazione. Esatto. Degli edifici, mentre da noi pare che tutto deve essere eterno. Quindi, come procedere? Beh, va detto anche una cosa, noi a Napoli abbiamo un problema un po' più particolare. Noi siamo una città che è fondata, diciamo, sui terreni piroclastici, ovvero sia su materiali che per la gran parte sono sciolti, e dove non sono sciolti, ovvero sia dove c'è il tufo, abbiamo le cavità sotto, perché chiaramente è stato estratto. Perché dico questo? Perché, ad esempio, nel solo il caso di pianura, questi terreni sono fortemente sensibili all'acqua, il che significa che se ci sono infiltrazioni d'acqua, e non a caso dopo la grande alluvione del 2001 ci fu da parte dello stesso Comune di Napoli nominato una commissione fatta ad hoc proprio per lo studio e per la risoluzione dei problemi legati proprio ai sottoservizi e a tutti i problemi che avevano determinato. Se lei prende ad esempio una carta in letteratura, una carta di studio, nella quale vengono riportati nel corso degli anni i dissesti a Napoli, le troverà che ci sono le frane di terreni sciolti, le frane di crollo e i dissesti dovuti alle perdite dalle tubature, cosa che da altre parti non esistono. Per esempio, anche dopo queste piogge noi dovremo aspettarci sicuramente una serie di cedimenti nei fabbricati, perché le fogne non sono manutenute, la gran parte delle fogne. La rete idrica, lo sappiamo, è stata un problema di questi, diciamo, questi mesi della siccità, perde in maniera inverosimile, cioè l'Istat, questo è un dato Istat, le reti idriche perdono il 40%. Se questo succede in aree come pianura, come fuorigrotta, se vogliamo anche come l'Ovra, eccetera, ovviamente avremo tutti questi seri problemi. Quello che voi avete fatto vedere lì, conosco bene il problema,
è la rottura di una fogna, non è un problema di frana o di scoscendimento che è venuto da monte, quella è una classica rottura. È tutto poi concatenato automaticamente. Cerchiamo ovviamente, speriamo di aver esaurito le vostre domande, i vostri quesiti. Noi ringraziamo quindi quest'oggi il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Edoardo Cosenza, e anche il consigliere dell'Ordine dei Geologi di Napoli, Lucio Amato. Grazie, grazie davvero. Grazie.